Ciao a tutti ragazzi, come avevo promesso ovviamente oggi farò la recensione di questo fucile che ragazzi vi giuro vale tutti i soldi di cui ho speso perché veramente è un fucile meraviglioso. Allora cominciamo a vedere questa scatola veramente curata molto bene in questo stile molto semplice però di gran gusto dal punto di vista del design. E quindi apriamo subito la scatola, forse è meglio che la giro così. Tac, caviamo via la spugnetta ed ecco qui quello che troviamo dentro la scatola. Quindi abbiamo questo manualetto di istruzioni che è veramente molto figo, che si suddivide in quattro parti. Abbiamo il manualetto di istruzioni che è veramente carino, curato bene con tutte le sue particolarità per smontarlo, inserire i pallini, vedete si può anche cambiare la posizione della leva d'armamento, c'è di tutto e di più. Poi abbiamo questo che è una cosa molto carina, che credo che sia il certificato di garanzia, quindi noi volendo, se abbiamo dei problemi, possiamo scrivere e spedirlo e credo che ci possano fornire delle riparazioni, ma non sono sicuro, forse è solo una specie di cartolina. E questo che non l'ho ancora visto, però da quanto mi è stato detto ci sono manuali in PDF, quindi immagini, anche comunque tutto quello che riguarda le istruzioni e anche dei video della Macpool di tipo video training, cose così. E questa cosa simpatica che è un proiettile, ovviamente finto, di plastica della Macpool, che può essere utilizzato come diciamo cacciaspinotti per togliere i vari diciamo pernetti che ha il fucile. Qui troviamo il caricatore, molto bello, è abbastanza peso, si sente che è materiale di qualità, è un P-Mag monofilare, credo che tenga sui 70-80 colpi. Come vedete questo è il fondo e tramite questo bottone noi volendo possiamo sfilare via il coperchietto per poi insomma ripararlo se ci sono dei problemi con la molla. E qui sopra voi dite, beh è tutto chiuso, eh no, c'è lo sportellino magico, vedete, che serve per proteggere l'imboccatura dei pallini. Quindi se per caso voi ce l'avete e volete evitare che vi cada in mezzo alla terra e che si sporchi, gli mettete questo e poi una volta tolto lo potete reinserire nella parte sottostante, come vedete qua, veramente molto carina questa cosa. Poi terza cosa, la cosa veramente molto più figa, è questa tacca di mira, ovviamente sempre della Macpool, tutta ben inscatolata anche lei. Oh ragazzi, è veramente fatta bene, scatta veramente bene e vi dico che non ha nulla a che fare con quelle che ho io, che ho preso per il GR4, che sono una marca cinese che le copia. Questa qui è tutta un'altra cosa, si sente il rumore che fa, che è meraviglioso veramente. Anche il buchettino piccolo, vedete, quando io l'alzo rimane lì dov'è, invece nell'altra mi si sfila in avanti. Insomma, come vi ripeto, questa è una marca non la più buona, ma quasi. Allora, quindi adesso andiamo a vedere un pochino il fucile, però vi do giusto una panoramica perché la recensione vera e propria la faccio più avanti. Allora ragazzi, non sto scherzando, è leggerissimo. È praticamente più leggero questo del GR4. Allora, intanto vi dico i materiali che mi sono informato. Allora, questi sono polimeri DuPont. Non ho ben presente che polimeri siano, ma ho letto in giro che è roba buona, che produce anche molti altri tipi di plastiche, ed è tutto costernato da polimeri, quindi l'avanguardia, il lower receiver e il calcio, tutto in polimero assolutamente fatto da Dio. E bensì questa parte qua sopra, che tutti nei fucili comunemente lo chiamano metallo, questo è alluminio 6001 trattato al CNC. È un alluminio speciale utilizzato anche in campo industriale e il CNC credo che sia un procedimento chimico per renderlo più resistente, ma non vorrei sparare stronzate. E quindi questo lo rende veramente leggerissimo. Guardate, lo prendo con una mano e lo muovo come voglio. E poi qui vedete, pieno di scrittine tutte incise al laser, niente di serigrafato, tutto inciso. Poi come vedete le rifiniture sono impeccabili, anche i suoni che fa
per il ball catch, gli scatti per il poggia guancia, adesso faccio un po' fatica perché è duro, e poi anche qui la canna, vedete, è rifinito bene, e il tappino, cioè il tappino rosso, lo spegnifiamma, vedete, è un pochino colorato di rosso, si vede che gli hanno passato su con la vernice, però vedete, basta grattare e viene via. Ragazzi, il fucile è veramente fantastico, vi dico che l'ho pagato la bellezza di 360 euro. Appena uscito questo fucile costava più di 500, quindi direi che è un'offerta da non farsi perdere. L'ho acquistato dal sito softairitalia.it, vi lascio il link in descrizione. Sono veramente un gran sito, hanno veramente un sacco di roba, fucili che io non avevo mai visto in altri siti, insomma di tutto e di più. Quindi volete un fucile figo, performante, leggero, potente, spara delle lesche che manco vi immaginate? Comprate alla CR della Macpool. Bene, non so che altro dirvi ragazzi. Ovviamente è un prezzo che non è accessibile a tutti, però insomma risparmiando, evitando di prendere cinesate, si arriva ad avere un prodotto di qualità. Quindi io vi saluto, quindi vedrete la seconda parte, quindi la recensione vera e propria più avanti. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!